Ciao ragazzi, oggi ho pensato di fare un circuito e in questo circuito mettere sia il Pilates che il funzionale. Andiamo a riscaldarci. Riscaldamento un pochino più dinamico. Inizia portando i piedi paralleli e andando a fare passi sul posto. 1. Tieni gli addominali contratti e continua sempre a mantenere l'allungamento. 3. Piano piano inizia a ciondolare anche con le braccia, sempre più morbido e il movimento sempre più ampio. Tieni gli addominali, risucchia l'ombelico, spalle sempre lontane dalle orecchie. Ok, adesso riduci il movimento sempre di più. Piano piano ci fermiamo e andiamo a fare il solito movimento con le punte dei piedi, solo con tutte e due. E piano piano dondola anche con le braccia. Sempre di più. Movimento sempre più ampio. Prendo aria, butto fuori. Fate attenzione, ora mi metto sul lato, a non andare a dondolare avanti e indietro con il bacino, ma dondolate solo con le braccia. Mentre la spinta delle gambe, dei piedi, va verso l'alto. Tieni gli addominali. Senti com'è importante utilizzare gli addominali per evitare di spanciare. Facciamo l'ultimo. Scendo, ruoto le spalle. 1, 2, 3, 4, 5. Vai avanti. 1, 2, 3, 5. Andiamo indietro singolarmente. E mentre la spalla di sinistra va in avanti, la spalla di destra va dietro. Come se fossimo a nuotare a fare un dorso. Tieni fermo il bacino, non andare a muovere le anche. Cambio avanti. Ancora 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antero e retroversione del bacino. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, porta le braccia verso l'alto, recupera le scapole, spalle lontane dalle orecchie, attiva gli addominali e scendiamo giù. Snoccioliamo una vertebra alla volta, testa morbida e manteniamo la posizione. Adesso prendi aria, risucchia l'ombelico, piega leggermente le gambe e snocciola verso l'alto, sempre una vertebra alla volta. Ancora uno, prendo aria. Butto fuori come se avessi una grandissima palla, scendo giù, morbido, morbido, morbido. Piedi per bene in appoggio, sposta leggermente più in avanti il peso del corpo così che i glutei combacino con i talloni e lascia andare giù la testa morbida, morbida. Piega. E distendi un'altra volta, non salire su. Piega. E distendi. Senti che piano piano la zona lombare si allunga. Piega. Aumenta la retroversione del bacino, spinge avanti il pube. Vai a fare una curva con la colonna. Butta fuori. Distendi tutta la catena posteriore. Facciamo ancora uno. Di qua scendi, snocciola, piano piano piano, verso l'alto. Porta la gamba di sinistra indietro. Mi rimetto come prima, almeno mi vedete. E andiamo a fare un piccolo affondo. Torna, cambio, andiamo con la destra. Sinistra. Destra. Unisci il movimento anche delle mani. Cambio. Ancora due. Uno da una parte, torno, uno dall'altra. Mi fermo, porto su le braccia e snocciolo verso il basso. Piega leggermente le gambe e avanza, cercando di mantenere la posizione del cane. Quindi i piedi rimangono paralleli, sotto le anche, cerco di mantenere la forma del triangolo. La testa è circondata dalle braccia, il petto
Cerca di andare verso il basso, ok? I talloni vanno verso terra, non è detto che ci arrivino, non importa, l'importante è mantenere questa direzione così da stretchare tutta la parte posteriore. E di qua avanzo e torno. Piccoli molleggi. Inspiro, espiro. Tutte le volte che porto il peso di nuovo sui talloni, il torace vuole venire in avanti e emergere. Inspiro, espiro. L'ultimo. Di qui piego le gambe, raggiungo la posizione del cane e ridistendo. Piego e distendo. Piego e di nuovo su. Spalle lontane dalle orecchie, le ginocchia sono sollevate, porta sul gluteo e ritorna in posizione di half plank. Appoggio questa volta le ginocchia, distendo la gamba di destra dietro e vado a stracciare tutti i muscoli dell'anca. Inspiro, torno, espiro, cambio dall'altra parte. Inspiro, espiro, mani sotto le spalle, inspiro, espiro, ritorno con le ginocchia sotto le anche, snocciolo e allungo. Ok, dai che ci siamo, si parte, snocciolo verso l'alto, attivo gli addominali, gamba di sinistra in avanti e cresco verso l'alto. Allora, abbiamo detto che sarà un circuito, saranno 5 esercizi partendo dalla parte bassa del corpo fino ad arrivare piano piano alla parte alta, sempre per attivare il metabolismo e il ritorno venoso. Faremo 5 ripetizioni il primo giro, ok, la prima passata. La seconda passata faremo 4 ripetizioni, 3 ripetizioni, 2 ripetizioni e si arriverà alla fine. Anche se gli esercizi andranno a scalare di numero, l'intensità comunque sarà sempre molto alta e andremo a lavorare sia dal punto di vista di tonificazione che dal punto di vista aerobico, ma lo sentirete dopo. Primo esercizio, piedi paralleli, un piccolo squat, jump sul posto. Quindi partendo con i piedi paralleli sotto le anche, attivo gli addominali, fletto leggermente indietro il bacino, e di qui apro, scendo, squat, torno, jump. Allo squat jump ci andremo a unire un affondo laterale, partendo prima da sinistra e poi dopo ripeteremo tutta la sequenza verso destra. Esercizio completo, squat, torno, affondo e squat, torno, affondo, 5 volte. Completate le 5 ripetizioni, faremo una passeggiata sempre per 5 volte in avanti. Quindi di qui fletto leggermente le gambe dietro, vado in accosciata, scendo, porto prima una mano poi l'altra a terra e avanzo, passeggiata, mi fermo nella posizione di plank, flettendo leggermente le gambe e spingendo con tutto il palmo della mano contro il pavimento e ritorno indietro. Recupero la posizione di squat, emergo verso l'alto, scendo e di nuovo 5 volte e ritorno e su, scendo, l'ultima ripetizione ci si ferma, ok? Di qui andiamo a lavorare le braccia e gli addominali, scendo dalla plank, porto tutto l'avambraccio in appoggio e mantenendo il bacino in linea apro, riappoggio la mano di destra, spingo sul pavimento e ritorno nella posizione del plank. E di nuovo scendo, apro, torno. Finite le 5 ripetizioni, mi stabilizzo con le braccia distese, vado a ruotare piedi, ginocchia, bacino, side plank. Gamba sotto, avanza, passa davanti, ritorna e si riappoggia un'altra volta. 1, torno, 2, 1, torno, 2,
facendo l'ultimo recupero la posizione di plank e vado a fare le ultime 5 ripetizioni dell'esercizio. Quindi appoggio le ginocchia, distendo le punte dei piedi, gluteo indietro, mi allungo, spingo in avanti, quindi è proprio una spinta che parte dai piedi, spingo in avanti, apro bene il petto, con controllo scendo, mantengo le ginocchia in appoggio, spingo verso l'alto e di nuovo dietro, e spingo in avanti, scendo con controllo, ritorno sul mio push-up e vado dietro. Questi saranno tutti gli esercizi in sequenza, li faremo ovviamente 5-4-3-2-1 da una parte e 5-4-3-2-1 dall'altra. Iniziamo quindi il circuito, mi raccomando ricordatevi tutti gli esercizi verso sinistra e di qui apro, chiudo, sinistra, affondo, torno, apro, chiudo, muovo la gamba sinistra, affondo, scendo e ritorno, apro, chiudo, scendo, torno, apro, chiudo, scendo e torno. Di qui andiamo a fare la passeggiata, fletto leggermente le anche dietro, piego le gambe, avanzo, mantieni la posizione di plank, spalle lontane dalle orecchie, addominali risucchiati e torno, su, scendo, avanzo, mantengo la posizione, l'ombelico è risucchiato, piego e torno indietro, su, scendo, avanzo, apro bene il petto, testa in allungo, spalle lontane dalle orecchie, torno indietro, 3, mi mancano 2, scendo, avanzo, mantengo, piego le gambe, allineamento della colonna, su, l'ultimo, scendo, avanzo, mantengo la posizione, continuiamo a lavorare, sempre con il braccio, abbiamo detto, di sinistra, scendo, mantengo la posizione, ruoto, 1, torno, spingo, scendo con la sinistra, ruoto verso destra, torno e spingo, ancora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, faccio l'ultimo, 1, 2, 3, 4, stabilizza, ruota e andiamo in set plank, mantieni la posizione, tutto in linea, davanti e torno dietro, 1, torno, spingi con il braccio, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, ripoggio tutto, ruoto, ultimo esercizio, mi preparo per i push-up, piego le ginocchia, vado indietro, piedi puntati, carico come se fossi una molla, distendo, scendi piano piano, appoggia le ginocchia, respingi e vado dietro in allungo, carico di nuovo il corpo, spingo in avanti, scendo piano piano piano, appoggia le ginocchia, distendo, torno e 3, scendo, salgo, dietro, 4, gomiti stretti, torno e 5, scendo, distendo, dietro, allungo, snocciolo verso l'alto, gamba sinistra avanti e inizio, 4 ripetizioni, piedi paralleli, apro, torno, affondo e apro, torno, affondo, ancora 2, apro, torno, affondo, l'ultimo, apro, torno, affondo. Mi giro, piego le gambe, passeggiate in avanti, spalle lontane dalle orecchie, ombelico risucchiato, piego le gambe e ritorno su, distendo, scendo in squat, avanzo, sentite come lavorano le gambe e di qui torno indietro, mantengo la posizione di squat e torno su, scendo, 3, passeggiata, mani sotto le spalle, apri bene il petto, torno indietro, spingi verso l'alto, scendo per l'ultima volta, avanzo, mantengo la posizione, braccio sinistro in appoggio, ruoto verso destra,
1, spingo con il destro, ritorno in plank, scendo, 2, appoggio, su, scendo, 3, appoggio, su, scendo, 4, appoggio, su, mantieni plank, ruota e torno inside, spingi per bene, mantieni la posizione, da dietro il piede passa avanti, 1, 2, 3, 4 e mi giro, appoggio le ginocchia, glutei sui talloni, punto i piedi, mi proietto in avanti e 1, scendo piano, appoggio le ginocchia, salgo su, dietro, punto i piedi, carico, spingo in avanti, scendi piano, 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 appoggio le ginocchia, distendi e vengo su e spingo, piano scendo, piano, piano, appoggio le ginocchia, spingo, torno, l'ultimo, 4, scendo, ginocchia, spingo e vengo su. Snocciola partendo dal basso, risucchia l'ombelico, vieni verso l'alto, gamba sinistra avanti e su, 3, piedi paralleli, apro, ritorna con i piedi paralleli, affonda con la gamba sinistra, distendi, 1, 2, 3 e torna, 1, 2, 3 e torna, 1, 2, 3, torna, passeggiata, avanzo, mantieni, stabilizza, piega le gambe e torna indietro, spingi verso l'alto, cresci e riscendi, i glutei vanno indietro, pieghiamo le gambe, mantengo la posizione, torno indietro per l'ultima volta, spingo verso l'alto, scendo, adesso mi fermo, mantengo il plank, stabilizzo, il destro, il sinistro si piega, ruota verso destra, 1, appoggia il destro, spinge e torno, scendi di nuovo, 2, appoggia e spingi, scendi, appoggia e spingi, mantieni la stabilizzazione, spingi con il braccio di sinistra, lavoriamo inside, apro e piedi avanti e il piede torna indietro, 2, torna indietro, 3, torna indietro, ruoto, ritorno di nuovo in plank, mantieni la posizione, piega le ginocchia, porta i glutei sui talloni, carica il corpo e spingi in avanti, scendi piano, scendi piano, scendi piano, poggia le ginocchia, vengo su e di nuovo allunga tutta la catena posteriore della schiena, carica in avanti, spingi, scendi piano, su. Facciamo l'ultimo, ricarica e sparo, scendo, gomiti stretti, poggia le ginocchia, vengo su, glutei sui talloni, snocciolo verso l'alto, gamba sinistra avanti e ripeto, di nuovo da paralleli, apro, chiudo, affondo, 2, apro, chiudo, non facciamo in tempo a partire che abbiamo già finito, mi giro, 2 passeggiate, gambe, flettole anche, dietro i glutei, avanzo, passeggiata, mantieni il plank, torna indietro, piega le gambe, spingi verso l'alto, scendo, mantieni il plank, ora, sempre il sinistro che scende, sempre torsione verso destra, 1, spingi con il destro, torna, e scendo, 2, spingo, ok, ruota, mantieni la spinta del braccio, dalla gamba dietro vieni in avanti, 1, torno, tieni gli addominali, 2, ombelico risucchiato, ritorno in plank, appoggia le ginocchia, porta il sedere indietro, spingi in avanti, gomiti stretti, scendi piano, spingi, torna indietro, carica nuovamente il corpo, spingi, scendi piano, mantieni e su. Glutei sui talloni, mi allungo questa volta. Per l'ultima volta mi tiro da su con la gamba di sinistra. Snocciolo, avanzo, tutto uno.
velocemente fatto male. Apro, chiudo, affondo, torno, passeggiata, scendo, mantengo il plank, scendi con il braccio di sinistra, ruota verso destra, torno, spingi, mantieni il side plank sulla sinistra, apro da dietro, passa avanti e torna dietro, ruota, appoggia le ginocchia, porta i glutei indietro, spingo in avanti e scendi piano, dai che l'ultima, scendi piano, ancora più piano, poco poco, poco poco, poco poco, appoggia le ginocchia, mi stendo, glutei sui talloni e questa volta mi fermo, allungo dentro con il naso e fuori con la bocca, respiro con il torace, aumenta il torace, senti che spingono le costole sulle cosce e butta fuori, ne facciamo ancora uno, testa per bene giù morbida, in appoggio, inspiro e espiro, bene, snocciolo, vengo su, gamba sinistra in avanti, si riparte, questa volta tutto a sinistra, piedi paralleli, squat, apro, torno, affondo e ritorno in posizione, apro, chiudo, affondo, torno, 3, affondo, torno, 4, affondo, torno, l'ultimo, chiudo, affondo, torno, passeggiata, flettile anche dietro, piega le gambe e avanzo, mantieni la posizione, torno indietro, risucchia l'ombelico, mantieni l'allineamento della colonna, spingi verso l'alto e scendi di nuovo. 2, mantieni la posizione, spalle lontane dalle orecchie, senza attivare bene il dorso, mantieni lo squat e risali. 3, mantieni, ombelico risucchiato, piega le gambe, squat, su. 4, scendo, posizione, spalle lontane dalle orecchie, piego le gambe, torno indietro. Su, l'ultimo, scendo, avanzo, mantengo la posizione, lavoriamo di destra, scendo il scende il braccio di destra, ruoto verso sinistra, torno e su, destra, ruoto verso sinistra, torno, di nuovo, 1, 2, torno, su, 1, 2, torno, su, facciamo l'ultimo, ruoto, spingo e torno su, ruota verso destra, mantieni il destro, ruota verso sinistra, mantieni il destro in appoggio, side plank, la gamba dietro va davanti, 1, torno, 2, torno, 3, testa in linea, continua a spingere, l'ombelico è risucchiato, ti va per bene gli addominali. L'ultimo, avanti e dietro, ritorno in plank, piega le ginocchia, carico, distendo in avanti e scendo, salgo, carico, spingo, gomiti stretti, piego le ginocchia, salgo su, carico, spingo, scendo, distendo e torno indietro e 4, scendo, spingo, glutei sui talloni, 5, scendo, spingo e torno indietro, gamba destra che avanza, di nuovo 4 movimenti e apro, chiudo, scendo, su, apro, chiudo, scendo, su, apro, chiudo, riniziano a ripartire battiti e scendo, apro, giù, torno, l'ultimo, apro, chiudo, scendo, recupero, passeggiata, scendo, avanzo, mantengo il plank, risucchia l'ombelico, piega le gambe e torna su, e 1, scendo, avanzo, spalle lontane dalle orecchie, testa in allungo, piego le gambe e torno su, e 3, scendo,
Avanzo, apro il petto, mantengo il plank, torno indietro. L'ultimo, avanzo, mantengo il plank. Di qui, il destro scende, ruoto verso sinistra, torno e spingo. Scendo, ruoto verso sinistra, torno, su, scendo con la destra, ruoto, torno, su, scendo con il destro, ruoto verso sinistra, ritorno, su, faccio l'ultimo, scendo con il destro, ruoto verso sinistra, ritorno, vengo su, mantieni il plank e girati verso sinistra, mantieni il braccio disteso, la gamba dietro va avanti e torna dietro. Uno, due, tre, quattro, mi fermo, vado in plank, piego le gambe, carico, spingo, scendo, distendo e dietro. E due, scendo, distendo, dietro, tre, scendo, distendo, dietro, l'ultimo, scendo piano, appoggio le ginocchia, distendo e ritorno dietro. Pronti per ripartire tutto e fare tre ripetizioni. Salgo, sinistra e mi ripreparo. E di nuovo, apro, chiudo, scendo per tre volte, apro, chiudo, scendo, l'ultimo, apro, chiudo, scendo, torno su, passeggiata, dietro con i glutei, avanzo, mantengo la posizione e torno dietro, scuoto, su, scendo, avanzo, ombelico in succhiato, spalle lontane dalle orecchie, torno dietro, per l'ultima volta e scendo, avanzo, mantengo la posizione. Braccio destro che si piega e ben appoggia, ruoto verso sinistra. 1, appoggio sinistro, spingo e torno. 2, scendo, torno e 3, appoggio e spingo. Di qui, ruotiamo verso sinistra, mantieni il braccio disteso, spingi per bene, la gamba dietro va avanti. 1, torno, 2, torno, 3, torno, giro, piego le ginocchia, carico, avanzo e scendo piano, appoggio le ginocchia, distendo e torno dietro, spingo, gomiti stretti, salgo e torno dietro e 3, scendo, spingo e dietro. Mantieni la posizione, ombelico risucchiato, ritorno verso l'alto, gamba sinistra avanti e vengo su. Due ripetizioni. Apro, chiudo, scendo e torno su. Apro, chiudo, scendo, torno su. Passeggiata. Scendo, mantengo, spalle lontane dalle orecchie, torno indietro. Scuoto, su, scendo, avanzo, mantengo la posizione e di qui. Piega il braccio di destra, ruota verso sinistra, il braccio spinge, ricordatelo, ritorno, scendo e ruoto, appoggio e torno. Ruota verso sinistra, mantieni il braccio disteso, andiamo in side plank, la gamba dietro va avanti e torna, va avanti e torna. Ritorno in plank, piego le gambe, carico dietro, distendo in avanti e scendo. Uno, l'ultimo, scendo, piego le ginocchia, distendo e vado dietro. Recupera un attimo, dentro con il naso, fuori con la bocca, gamba sinistra, gamba destra avanti e recupero. L'ultimo, un'unica ripetizione di tutto. Apro, chiudo, affondo, ritorno, passeggio, mantengo la posizione. E braccio destro piegato, ruoto verso sinistra, ritorno, spingo, braccio destro disteso, ruoto verso sinistra, gamba dietro passa davanti e ritorna dietro. Mi rimetto in plank, appoggio le ginocchia, carico dietro, allungo e spingo, scendi piano, gomiti stretti,
Scendi piano, gomiti stretti. Scendi piano, gomiti stretti, appoggia le ginocchia. Glutei sui talloni. Abbiamo finito. Prendi aria e butta fuori. Prendi aria e butta fuori. Dentro con il naso vai a sentire che il torace schiaccia sulle cosce. E butto fuori. Ancora uno, dentro con il naso. E fuori. Partendo dal basso, snocciolo. Vengo verso l'alto, sistemo le scapole, sistemo le spalle, tiro sul mento, inspiro e mi proietto in avanti. Glutei sui talloni. E di nuovo inspiro. Apro. Scendo. Ancora uno. Apro. Scendo. Inspiro dentro con il naso, snocciolo verso l'alto, gamba di sinistra che va avanti, gamba a 90 gradi. Ok, tieni bene gli addominali contratti, rimani per bene in allungo verso l'alto. La gamba dietro è leggermente più aperta. Prendi aria e butta fuori, aumentando la retroversione del bacino, spalle lontane dalle orecchie. Prendo aria e butto fuori, aumenta la retroversione del bacino. L'ultimo, inspiro, quando butti fuori, ristucchia l'ombelico, aumenta la retroversione del bacino, senti come vai a allungare tutta la parte dell'inguine. Gli addominali sono contratti, punto sempre verso l'alto, quindi non spancio, non vado a creare un maggiore arco dietro la zona lombare, ma cresco verso l'alto. Adesso tre respiri in cui, quando prendo aria, aumento la retroversione. Quindi inspiro, espiro, rilasso, senti come va giù. Inspiro, spingo in avanti il pube, espiro, rilasso. Faccio l'ultimo, inspiro. Mantengo la posizione, tieni gli addominali, butta fuori, contrai ancora di più, porta sulle braccia. Tieni gli addominali e torno, cambio dall'altra parte. Cambio dall'altra parte. Gamba destra avanti, lavoriamo sulla sinistra. Tieni gli addominali contratti, gamba davanti a 90 gradi. Dietro invece è leggermente più aperta. Risucchia l'ombelico e mantieni un allungamento verso l'alto. Non andare in avanti, pensa ad andare verso l'alto. Inspira, quando butto fuori, risucchia ancora di più l'ombelico e vai in retroversione. Si allunga. Inspiro, apri bene il petto, cresci verso l'alto, butto fuori. Tieni forte la retroversione. Ancora, inspiro. Espiro. Di qui cambiamo il respiro adesso e il movimento. Adesso tutte le volte che prendo aria mantengo la retroversione stretta e spingo in avanti il pube. Quando butto fuori, rilasso. Ancora inspiro, tieni la retroversione e butto fuori. Spalle lontane dalle orecchie, senti come scende giù. Mantengo la posizione, bacino in linea, inspiro, spingo avanti il pube. Espiro. Torno indietro. Mantengo il peso, i glutei sui talloni e dondolo da una parte e dall'altra. Andiamo a lavorare leggermente sulle caviglie. Ok, dai che ci siamo. Piano piano recupera il centro. Andiamo a allungare la parte alta del corpo, spalle lontane dalle orecchie. Mi tiro adesso le spalle, ma scendono giù. Prendo aria e butto fuori. Cambio verso l'alto. Prendo aria, spalle lontane, non va su il braccio, ma scivola con la scapola vicino. Ma scivola giù, scapola verso il basso, spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, espiro.
Avvicina le costole di destra all'anca di sinistra senza andare a muovere il bacino. Inspiro, torno. Espiro. Cerca di sentire che il peso del corpo rimane distribuito su i due piedi. L'ultimo. Ok, cambio di là. Spalla bassa, non la tiriamo su. Dentro con il naso. Ancora uno. Braccio verso l'alto. Allungo, inspiro. Espiro, tieni gli addominali. Risucchio l'ombelico. Inspiro, apri il torace, non spingere l'ombelico lontano dalla colonna. L'ultima. Inspiro, quando espiro avvicino le costole di sinistra all'anca di sinistra. Senza spostare il bacino, quindi rimaniamo belli dritti. Inspiro e espiro. L'ultimo. Inspiro. Espiro. Di qua. Porta le mani dietro. Apri bene il petto. Prima portiamo alle braccia le dita incrociate, semplicemente. E di qui apri bene. E quando butti fuori, avvicina il mento allo sterno, snoccia in avanti, stacca le mani dai glutei. Inspira, snocciola e piano piano torno su. Tieni sempre il petto bello aperto, non portare le spalle in avanti. Le scapole devi sentire che sono belle vicine dietro. Inspiro, spalle lontane dalle orecchie, butto fuori, scendo, tieni gli addominali contratti, stacca leggermente la mano, lascia che il movimento sia fluido, non sforzare. Inspiro. L'ultimo. E torno su. Oggi abbiamo sudato, ok? Mi avete fatto anche sudare, ma sono contenta. Ci vediamo la prossima volta. Ciao, alla prossima!